Eccoci qua, Virtustyle, puntata numero 0. 0 è un punto di partenza per noi, un punto di ripartenza. Lo facciamo con TV6, lo facciamo con questo nuovo format studiato e ideato a 360 gradi sul mondo Virtus Lanciano. Parole che io devo spendere, poche ma sincere di automatica stima e non dettate, sono quelle per l'emittente televisiva TV6, in particolar modo per l'editore Quintino Pallante e a seguire il direttore editoriale Mauro Di Pietro, il direttore responsabile Alfredo Giovannozzi, che con loro abbiamo condiviso con una stretta di mano questa avventura e a noi fa immensamente piacere. Partiamo con Virtustyle, lo facciamo con il nostro solito modo, con spigliatezza, con simpatia. Parliamo di calcio, parliamo di quello che sta facendo la Virtus Lanciano, lo sta facendo benissimo, se il buongiorno si vede dal mattino è un bellissimo risveglio. Lo facciamo con la puntata numero 0 inaugurata dalla pioggia. Dicono che c'è un detto che praticamente quando piove la trasmissione è fortunata. Io lo auspico con tutto il cuore. Sicuramente sarà del mio stesso avviso l'amico e collega di Sportaghe del Messaggero Pierpaolo Di Nenno. Buonasera Pierpaolo. Ciao Alessio, bocca al Stasera lupo per questa avventura. crepi il lupo, ti ho fatto fare una trasferta, però so che l'hai fatta molto volentieri. Volentieri, anche perché tenere a battesimo, insomma, una nuova trasmissione dedicata alla Virtus Lanciano è per me motivo di soddisfazione. Ti auguro, insomma, una buona stagione. Io ti ringrazio Pierpaolo, non posso far altro che ringraziare l'amico. Agente FIFA, Vito Somaio, anche tu in trasferta questa sera, però Vito, credo è sempre un piacere. Molto volentieri, bocca al lupo per la nuova avventura soprattutto. Crepi, Vito, come hai visto questo Lanciano di inizio? L'inizio è promettente, poi pian piano giudicheremo, dobbiamo L'appetito aspettare. viene Sì, mangiando. però se il buongiorno si vede dal mattino sarà un ottimo campionato. Io volevo ringraziare tutti coloro che in un brevissimo arco temporale si sono adoperati affinché questa trasmissione potesse partire, da tutti coloro che hanno pensato ai minimi dettagli, al mio staff, a coloro che ci hanno garantito questa coreografia e questa scenografia a dir poco bellissima. Poi i nostri tecnici la inquadreranno, soprattutto la curva sud che viene rappresentata in lungo e largo nella sua magnificenza calcistica, passatemi questo termine. Insomma, Pierpaolo, anche l'impatto visivo, poi il pubblico credo che sia il dodicesimo uomo. A proposito di dodicesimo uomo, 1819 abbonamenti. Insomma, già questo è un piccolo record per Lanciano. No, è un record a tutti gli effetti, anche se è lecito aspettarsi, diciamo, il rush finale, perché l'obiettivo 2000, a mio avviso, è raggiungibile quest'anno. Alla luce del mercato svolto dal direttore sportivo Leone, cui vanno i miei complimenti, io seguo un po' da qualche anno, diciamo, le vicissitudini del DS Leone. Quest'anno è riuscito ancora una volta, a mio avviso, a migliorarsi, è riuscito a sfoltire la rosa, cosa che negli altri anni non era accaduto, e quindi secondo me va dato merito a questa squadra, a questo staff, per, insomma, con la sottoscrizione di quei pochi abbonamenti che mancano, un centinaio, per arrivare alla quota 2000. Sarebbe bello. Pierpaolo, qualcuno mette le griglie di partenza. Io voglio mettere i voti. A Luca Leone, che voto diamo per questo avvio di campionato, per questa architettura tattica a disposizione di mister D'Aversa? No, a Leone quest'anno penso sia giusto dare un voto molto alto. Non il 10, perché il 10 ovviamente lo riserviamo a quando il Lanciano guadagnerà la promozione in Serie A, però un 9 quest'anno gli va dato proprio pienamente, perché ti ripeto, oltre ad aver sostituito, a mio avviso, in maniera puntuale i partenti, ha costituito una rosa di 24 giocatori, tutti
importanti, tutti che si possono ritagliare uno spazio importante in campo, e soprattutto è riuscito a lavorare nelle cessioni, diciamo, nello sfoltire la rosa, cosa che negli anni passati era stato un po' più difficoltoso. Pensiamo a un ruolo emblematico, il portiere, tanto per citarne quest'anno qualcuno. Finalmente, o fra virgolette, dico finalmente perché chiaramente... Tra l'altro ha lasciato Casadei, che quelle poche presenze in Serie B che ha disputato le aveva fatte alla grandissima. Sì, però ci sono tre portieri, quindi non c'è una... un'eccessiva competizione. Si evita di creare dei malumori dettati dal fatto che un giocatore non può esprimersi in campo. Poi il portiere è un ruolo molto delicato. Mi sembra giusto che Cattafeste e Casadei siano andati a giocare. Amabile, finito il contratto, però Aridità e Branesco alle spalle di Nicolas mi sembrano sufficienti. Faccio un esempio gerarchia. Per dire, ma lo stesso Scrosta, lo stesso, voglio dire, i giovani, no? De Feo, Verna, Di Filippo. Se ho studiato, ho analizzato la rosa, per ogni ruolo c'è un ricambio all'altezza che può mettere in difficoltà il, così, chiamiamolo così, titolare, e questo è un merito del DS Leone. E siccome in passato e più volte abbiamo sottolineato sia i pregi che i difetti del suo mercato, dettato anche, voglio dire, dalle linee della società, quest'anno veramente fatico a trovare qualche... Un aspetto negativo, sinceramente non lo trovo. Leone a Bologna, domani farà ritorno in Frentania, ieri a Milano, anche tu eri a Milano, insomma, Vito, all'Ata Hotel, che impressione hai avuto? Anche questo Lanciano spigliato, disinvolto, se vogliamo, nelle fasi, al calar del sipario, perché, diciamo... Il più era stato fatto con anticipo, non si è aspettato il photo finish, la ciliegina sulla torta si chiama Vacinovic. Insomma, come lo giudichi quest'estate frentana? Il Lanciano si è mosso tempestivamente, quindi non aveva bisogno di fare dei colpi nell'ultimo momento, perché i colpi li ha già riassestato. Ha preso degli uomini che ancora vediamo in campo, che però saranno sicuramente determinanti, perché hanno un curriculum di tutto rispetto, quindi sicuramente metteranno in campo la loro esperienza, la loro qualità, e naturalmente bisogna aspettare il giusto momento per inserirli in un contesto già amalgamato, in un contesto storico che già diciamo si muove da solo. Però naturalmente quest'anno si sono fatte le mosse giuste, secondo me, perché si è creato un organico che ha una maggior, dà al mister una maggior possibilità di scelta. Tu sei un addetto ai lavori. Fino a una quindicina di giorni fa magari c'era qualche rumors che diceva questo Lanciano è meno forte, per non usare altre espressioni, di quello dell'anno scorso. Però poi, insomma, il campo già ha detto che praticamente il Lanciano, se non è forte come l'anno scorso, magari lo può essere anche di più in prospettiva dei giovani innesti inseriti in rosa. Ma insomma, il Lanciano non è arrivato con il fiatone all'ultimo istante, il Lanciano ha portato giocatori anche di categoria, insomma. Purtroppo nel calcio si è spesso frettolosi nel giudicare, cioè si passa facilmente dal giudicare negativamente una squadra, una rosa, una campagna acquisti, e in base al risultato di una settimana. Queste sono valutazioni che si fanno nel lungo periodo, però sicuramente, volendo fare una valutazione in questa fase, sicuramente si può dare un giudizio positivo, tant'è vero che la prima risposta sul campo l'abbiamo avuto in un campo di tutto rispetto, in un esordio, diciamo, più difficoltoso di quello, più difficile non ci poteva essere, sia per la cornice di pubblico, sia per la squadra stessa che affrontava. Era una squadra che poteva giocarsela in Serie A, tranquillamente in Serie A, e ha fatto anche gli innesti giusti, quindi il risultato ha testimoniato che Lanciano comunque è una squadra mai doma, una squadra che se la gioca, e forse con un pizzico di esperienza in più potevamo anche vincerla quella partita. Poi l'analizzeremo. Intanto scorrono le immagini di Virtus Lanciano, Catania, Alcibali. Per Paolo lo possiamo dire clamoroso Alcibali per tanti aspetti: rigori non dati, gol al photo finish, emozioni in continuazione, insomma, clamoroso Alcibali questo Lanciano, nell'accezione positiva. Lo possiamo dire, l'ho scritto domenica dopo la partita, nello stadio che è divenuto famoso appunto per questo...
diciamo, per questo incedere di ormai di un calcio che non c'è più, appunto del clamoroso Cibali. È vero che quella sera se c'è stato qualcosa di clamoroso è stato Virtus Lanciano di D'Aversa, che ha giocato con personalità, piglio, aggressività, e rimane il rammarico di aver segnato tre gol a Catania, di non aver portato via un risultato pieno. Il risultato pieno, e il pareggio, se c'è una squadra a cui sta stretto, è sicuramente il Lanciano, sia per il gol non visto, o meglio non assegnato dalla terna a Ferrario, sia per come è andata la partita. Ovviamente bisogna sistemare la difesa, perché come sono stati segnati tre gol, sono stati anche subiti tre gol. È vero che ci sono giocatori del calibro di Rosina, Calaiò, Castro, insomma Martigno. Stiamo parlando di gente che tranquillamente giocherebbe una Serie A, ma Spolli in difesa. Spolli, però il calcio non si fa con le figurine, ma con gli uomini. Infatti la corsa finale sotto il settore, diciamo, occupato dai gli epici e poi li vedremo, tifosi rossoneri, che sono una super sorpresa per loro. 26 ore di trasferta, insomma, senza dormire, direi che epici, stoici. Sì, si può spendere questo aggettivo per quei 60 che sono andati. Domanda a bruciapelo: il tuo cartone animato preferito? Oddio, questa è una domanda. Poi la giro anche al procuratore. Dovrei rispondere Ollie e Benji, ma ti dico Mile e Shir. Heidi. Ti sorridono i monti. Sì. E invece a te, Vito? Io non posso dirti che Ollie e Benji, perché Ollie è me. Facile, no? Vabbè, allora. Sì. Allora io vi suggerisco di guardare la nostra nuova rubrica Cartoon Style. Leggiamo i nomi della nostra selezione. I giocatori che abbiamo scelto sono i seguenti. Il nostro super tecnico, signore e signore, Marcello Ruggero. Alla parte informatica, con tanti giga di passione, Loris Giannantonio e Mattia Campolese. Poteva mancare il tocco femminile? Proprio no. Ecco allora le nostre Cinzia Santoro e Sabrina Della Gatta. Un grazie particolare va alla regia, al nostro regista, al Super Maurizio. Finisce qui, che ci pensate a fare? Adesso il divertimento può iniziare. Oh, questo Terrid sta tanto contento. Mo, che volete di più? Questa è la squadra. Luca Leone ha cattato quelle che poteva cattare. Mo, questa è. Ma sicuro va bene pure stanno. E dopo che volavate? Cristiano Ronaldo? Mi sa che siete sbagliati. Mo, oh. Quando arrivate trovando? Oh, ma non mi dite che a Stan, tutte le martedì, dalle 9 alle 10 e mezza la sera, su TV6, la Virtus Style, la trasmissione, lo top dello top. Allora, io ve le dico a tutte quante che ci tenete a sentire, tutte le martedì, canale 14, dello digitale terrestre, TV6, Virtus Style, non vi sbagliate. Ogni pallone, vabbè, poi alla fine vi dirò chi è il personaggio che ci delizia con queste chiose dialettali, però era Ollie e Benji, Pierpaolo. Vabbè, era immancabile come primo appuntamento. Al prossimo mi aspetto Heidi, dai. O Mile e Shir, vediamo che saprai fare. Il tuo doppiatore però è bravo, È bravo un po' metallica la voce, l'hai dovuto camuffare, ma io ho qualche idea. C'hai qualche idea, sì. Poi lo svelerò a fine puntata, anzi ci tengo a precisare, questa è una puntata numero zero, quindi questa sera è un gustoso aperitivo di quello che vi offriremo nel corso di questi appuntamenti che andranno di pari passo con le gare della Virtus Lanciano ogni martedì ore 21 in diretta anche sul portale web di TV6.
sei Virtus Style, l'appuntamento rosso-nero. Insomma, Vito, prima stavamo dicendo che a Catania è stato clamoroso, forse come epiteto, però insomma il Lanciano ha fatto quello che voleva, sinceramente. Era partito un po' in sordina, anche i numeri letti sui quotidiani il giorno dopo dicono che il Lanciano ha avuto un possesso di palla del 46%, un Lanciano che è passato in vantaggio, un Lanciano che finalmente ha avuto due rigori in una in unica partita, è un Lanciano che in qualche modo riprende quelle caratteristiche positive della squadra di Marco Baroni di un anno fa, cioè non mollare mai e all'atto del dunque, vicino al triplice fischio finale, insomma, sistema le cose. Condivido la tua analisi. Se ripensiamo alla partita, il Lanciano ha avuto un approccio, diciamo, un po' contratto. Però la pressione che metteva in gioco il Catania era di per sé sterile, perché era una pressione al limite dell'area, ma poi non ha avuto uno sbocco determinante. Se andiamo a vedere, era il Lanciano che ha avuto la prima grossa occasione, perché sull'azione di Ferrario, che poi abbiamo verificato era gol, ma anche abbondantemente gol, potevamo passare in vantaggio, anzi eravamo passati in vantaggio, quindi la partita poteva avere un sviluppo diverso. Uno sviluppo anzi più congeniale al Lanciano, perché le ripartenze di Gatto stavamo vedendo e anche di Tiam erano ripartenze che facevano male, perché sulle fasce il Catania ci ha sofferto molto, non riusciva assolutamente a bloccare le nostre fasce, tant'è vero che gli episodi del rigore sono venuti entrambi sulle ripartenze di Gatto. Gatto secondo me è stato il migliore in campo, io condivido proprio la sua analisi, poi lo vedremo anche tra i promossi e bocciati. Per Paolo, Gatto ottimo, prova con gli attributi dei nuovi innesti, mi riferisco a Pinato che davanti a 15.000 persone prende una palla, la sistema dagli 11 metri e spiazza il portiere, mi riferisco all'Ibrahimovic della Via Emilia che entra, lotta alla meglio e conclude, e sto parlando di Cerri. Mi riferisco ai tanti altri giovani, lo stesso Monachello che è entrato e ha dato manforte alla squadra. Insomma, giovani che si sono ritagliati e hanno subito indossato l'abito del carattere rossonero. Sì, e per Pinato non deve essere stato un problema, visto che arriva dal Milan. Tra l'altro l'anno scorso Pinato fulminò proprio Eizai, il portiere della primavera della passata stagione, poi Fioretti sistemò le cose nell'1-1 tra Virtus Lanciano e Milan, primavera, giocata il 9 di marzo all'Esposito. Fu espulso in quell'occasione Pinato, ne parlavamo proprio l'altro giorno, lui lo ricorda con rammarico quell'espulsione, però ormai fa parte del passato. E quello che dici è vero, io sinceramente noto, sono d'accordo con Vito sulla caratteristica appunto del Lanciano di aggredire, di pressare, di fare gioco eccetera, però vedo qualcosa, o almeno in questi primi appuntamenti tre ufficiali, e ribadisco che sono ancora pochi per poter vedere, per poter dire qualcosa sul Lanciano, però visto che siamo qui qualcosa lo dovremmo pur dire. Possiamo sostenere che c'è qualcosa in più rispetto all'anno scorso e che si gioca un po' più vicino alla porta, e questo ovviamente apre un po' le maglie della difesa. Però sistemando a dovere la linea difensiva, e per D'Aversa questa è una priorità, come lui ha ripetuto in conferenza stampa oggi, d'altronde i campionati importanti si costruiscono tutti, insomma, si basano tutti sulle difese abbastanza forti, tant'è vero che con la difesa forte Baroni, la Virtus di Baroni sta 7 giornate primi in classifica, però devo dire che questa Virtus dà più spettacolo e più divertente, almeno finora. Questo il 3-3 di Catania dice questo, più spigliata, anche le partite più con Alessandria e il Genoa, tu vedi una squadra ma io lo più dico rodata. Senza falsi giri di parole, mi sembra un Lanciano più spedito, più spigliato, soprattutto nelle fasce. Il Lanciano della passata stagione che ha dato risultati stratosferici, però era un po' con il freno a mano tirato, insomma, io Mammarella non l'ho mai visto andare avanti, ma lo stesso Tiam quando
ha iniziato a giocare, il Tiam era un Tiam più frenato, più... C'era un'altra impostazione, l'esterno d'attacco rincorreva soprattutto, voglio dire, l'avversario in difesa, ma lo ha fatto anche Gatto a Catania. Però è un 4-3-3 a mio avviso diverso, somiglia per certi versi più a quello di Gautieri che a quello di Baroni, e i nuovi che sono arrivati, appunto tu citavi Pinato e Cerri, sono giocatori che noi fra qualche anno vedremo tranquillamente, voglio dire, in altri lidi e con altre maglie addosso, molto più blasonate e importanti di quelli della Virtus, e saremo contenti di vedere altri giocatori che sono passati per Lanciano e che hanno capito che questo è il valore aggiunto della Virtus, dell'ambiente Virtus, che passando per Lanciano si può migliorare la propria carriera, e di conseguenza viene a Lanciano probabilmente il principale talento italiano in questo momento, che è Alberto Cerri, che forse è passato un po' in sordina dalle nostre parti perché molti giustamente non lo conoscevano, ma stiamo parlando di un ragazzo che è stato convocato con Scuffè nella nazionale maggiore per uno stage a Coverciano. A proposito, mancherà 10 giorni, domenica. Quindi ci saranno problemi, voglio dire, con le nazionali, perché Pinato e Conti ci sono stabilmente nell'Under 20. Anche se Pinato e Conti tornano, quindi sono abili e ruolabili per Roberto. Mancherà solo Cerri fino al 10 settembre, esatto, per l'Under 19. Però per dire che Lanciano è diventato un trampolino di lancio, quindi Lanciano accetta che i giovani vengano, insomma, per lanciarsi, e i giovani ne approfittano, e l'ambiente Virtus, come vedi, è molto, si sta entusiasmando. Questa scenografia che tu che avete molto scelto lo dice bene, la gente è molto su di giri, fa dei ragionamenti Virtus style, tanto sì, per rimanere in tema. Con l'ausilio di iFootball TV, e io colgo l'occasione per ringraziare sempre Mattia Campolese, Loris Giannantone di Future, che mettono sempre a disposizione questi aggeggi straordinari dal punto di vista informatico, e con l'ausilio dell'Apple TV, Pierpaolo, piaceva ridisegnare anche questo aspetto, cioè questo treno ad alta velocità, non più pendolino, ma alta velocità Tiam, qui ha fatto un gioco di molto importante nei confronti della retroguardia etnea, e soprattutto Pinato, nell'occasione, mi riferisco del secondo rigore, quello concesso a Davide Leonardo Gatto, che poi è stato abile qui a fare una serie di finte, a rientrare e a costringere l'avversario al fallo di mano. Insomma, io vedo questi movimenti molto molto importanti, che sono quello di Mame Babatiam, che insomma ha fatto un movimento illuminante, se vogliamo, ha creato spazi, e poi c'è Pinato che insomma non segue l'azione, si disinteressa, si porta appresso 2-3 giocatori del Catania e insomma lascia campo e spazio per il suggerimento di Tiam. Insomma, tu ti riferisci al secondo, per esempio al secondo rigore concesso, quello calciato da credo non Gatto. Fosse Pinato in quella posizione, più che altro, sì, perché Pinato in quella posizione non ha fatto molto, diciamo, da Versa è stato anche bravo nel tornare sui propri passi, perché lo ha schierato inizialmente nel tridente, poi ci ha mandato il più esperto Di Cecco, e soprattutto il passo, diciamo, diverso di Di Cecco, che gli permette di fare vari ruoli, si è visto subito, tant'è vero che ha avuto un'occasione su Spolli. Pinato più a suo agio in mediana, con Paghera e Vassola ai lati, ha come ripreso fiducia, tant'è vero che poi ha recuperato nell'inizio del secondo tempo, addirittura ha segnato il gol, e quindi ha trasformato una prestazione fino ad allora, fino al primo tempo, negativa, in una prestazione da ricordarsi per sempre, perché ha fatto il primo gol tra i professionisti. E io questa è una cosa che ho notato in D'Aversa, il tornare sui propri passi è sintomo di, secondo me, di umiltà e di intelligenza, e quindi l'ho apprezzato molto, tant'è vero che ha salvato, voglio dire, anzi ha messo in copertina un giocatore che fino ad allora probabilmente l'emozione, lui oggi parlava di emozione, però sinceramente sul rigore io l'emozione di Pinato proprio non l'ho vista, ha segnato con grande tranquillità. Anzi, era stato Gatto che aveva detto ad Aversa, sì, mister lo batto io. Sì, poi, sì, sì, in quell'occasione credo fosse Grossi, che infatti è più esterno, diciamo, di ruolo, insomma, più congeniale a lui, sa fare tutte e due le fasi,
È chiaro che il tentativo di schierare Pinatolli significa soprattutto una cosa, che da Versa ha un'immensa fiducia in questo ragazzo, perché lo ha buttato subito nella mischia sia contro il Genoa che nella prima partita ufficiale. Questo lo vedremo in campo tutti i sabati. Vito, invece ci vogliamo rivivere le emozioni del Cibali, del Massimino, nel nostro punti di svista, perché le sviste in questa partita ce ne sono stati tanti. Però anche i punti di vista ce ne sono altrettanti. Certo. Punti di svista. E questi erano i nostri punti di svista. Mi dicono dalla regia che stanno arrivando tantissimi messaggi, li cominciamo a leggere, li leggo in presa diretta insieme a voi. Dalle Alpi alle Ande, Alessio è sempre il più grande, avanti Virtus. Questo è un messaggio celebrativo, Alessio. Qui siamo a Silvi, però credo che siamo lo stesso ad altitudini tipo Alpi e Ande, perché fa molto ma molto freddo. È stata Elettra, sì. La perturbazione, esatto, che sta arrivando. Esatto. Tanti sinceri auguri, un abbraccio da Cassio Longino, grazie, oggi me l'aveva scritto anche su Facebook. Io vi ricordo che potete interloquire anche con la nostra pagina Facebook Virtus Style. I Maio e Leone anche quest'anno si sono superati, davvero congratulazioni, le prime uscite sono molto incoraggianti, in bocca al lupo alla Virtus e a te per la trasmissione, un saluto anche a Pierpaolo, Sandro, noi ringraziamo Sandro. Altri messaggi, grande Alessio, grandi tutti, forza Virtus per un nuovo anno in grande stile, ci mancherebbe, siamo Virtus Style.
Ciuffo alla Little Tony, luci in studio, ottime, vai lì Amalia, grazie il ciuffo, questo è, a Catania si è vista una Virtus da spettacolo, roba da vedere. Da veterani del calcio, quello che però manca è l'esame visivo alla terna per il gol non dato a Ferrario. Poi, insomma, gli consiglieremo un buon oculista. Noi ovviamente scherziamo. Per sistemare la difesa è sufficiente non far giocare Aquilanti. Domenica è veramente emergenza formazione, firmato Giuseppe. Ma insomma, Aquilanti ha disputato, a mio avviso, anche una buona prova contro il Genoa. Emergenza formazione, prima lo diceva Pierpaolo, non crediamo, magari... Cerri, Amente e Turchi, ma Amente e Turchi per squalifica, Cerri perché per è in nazionale. In bocca al lupo per questa nuova avventura, è sempre forza Virtus. Vediamo se ci sono altri messaggi. Grande Alessio, con te le nostre emozioni si triplicano, sei il migliore e lo fai notare sempre. Un vulcano di idee, questo è troppo buono, questo messaggio. Comunque non nego che mi fa piacere. A Lanciano si lanciano nel firmamento allenatori, calciatori e DS, e questo è proprio vero, perché appunto se il buongiorno si vede dal mattino, tant'è che sta andando tutto benissimo. Certo. Finora come sta andando invece per Vito Somaio? Molto scorrevole e piacevole. Quindi a questo punto, da agente FIFA, io ti trasformo in anchorman, ti affido alla telecamera del mio Marcello Ruggero, me la fai vedere come la lanceresti questa prima fascia pubblicitaria? Alla Maurizio Costanzo, consigli per gli acquisti. 21:33, anzi 34, Virtus Style, seconda parte. Insomma, Pierpaolo, abbiamo visto i punti di svista, qualcuno, tanti messaggi che io non vorrei mettere il dito nella piaga, però lo vorrei puntualizzare con te prima di analizzare altri aspetti. Se da un lato si è avuta un'inversione di tendenza, i rigori a favore, finalmente ci aggiungo io, dall'altro qualche svista arbitrale, questo ovviamente non deve essere né un piagnisteo né un alibi, però insomma gli errori del direttore di gara di Varese di sabato sera sono apparsi macroscopici, se non altro perché con il Lanciano giocava una big del campionato, quale il Catania. Sì. Non lo so se la tua domanda è un po' maliziosa, però quello che noi possiamo riportare come cronisti è questo. Il gol di Ferrario era gol, il fallo di Peruzzi in area di rigore era da secondo giallo, e c'era un fallo all'inizio dell'azione che poi ha portato al gol del Catania su Gatto di Gyomber. E il finale è stato abbastanza convulso, però non credo che un arbitro, ecco, subisca, diciamo, una sudditanza nei confronti di una, fra virgolette, big del campionato, che poi big è tutta da vedere. Certo, per la Rosa sicuramente sarà una squadra importante, Rosina, Calaiò, insomma, non è che giocano in tutte le squadre insieme, però tutto sommato la Virtus comunque è riuscita con un risultato positivo. Se vogliamo parlare della direzione di gara, sicuramente ti dico che non è stata, è stata mediocre, non è stata per niente... Da 5 in pagella? Ma sì, anche di meno, cioè ci sono stati dei momenti in cui l'arbitro era evidente che non aveva la partita in pugno, e tant'è vero che alla fine poi si è scatenato quel parapiglia, ed è forse un aspetto su cui ragionare, perché una volta giustamente al 94esimo, appena pareggiato, è chiaro che gli animi sono surriscaldati, soprattutto per il Catania che è stato gelato, appena gelato dal gol di Cerri. Però bisogna evitarle le provocazioni, perché poi i grossi che magari lì non ha, effettivamente, probabilmente come Calaiò, non è che c'è stata una scazzottata, poteva, c'è stato evitare un parapiglia. Adesso Grossi, attenzione, si ritrova con una giornata di squalifica. Gli è andata anche bene, se vogliamo. Infatti, io mi aspettavo qualcosa di più, forse anch'io. L'arbitro si è reso conto e magari ha alleggerito un po', anche perché poi non è che ci sono stati atti violenti. Assolutamente. Ma forse quella reazione su Trest, proprio all'ultima azione di gioco. Quello, Calaiò ha in pratica affondato Trost, e Trost si è un po' alterato. Però quelle situazioni bisogna evitarle. Tant'è vero che da Versa e Leone ci hanno provato in ogni modo, si vede
vede benissimo dalle immagini, perché poi voglio dire, Leone paghi. È piuttosto arrabbiato, l'ho visto dalle immagini di Sky. Io credo più interessato ad allontanare i suoi, sapeva benissimo che poi sarebbe scaturito un provvedimento disciplinare, certo. E perdere Grossi, che comunque è una risorsa qualità e quantità per il centrocampo non solo, ma anche per l'attacco rossonero, contro il Modena, una bestia nera del Lanciano, poi magari ne parleremo, comunque è una pedina in meno che si va ad aggiungere da Menta a Turchi, certo. E a Cerri, Compinato e Conti che tornano dalla nazionale. Insomma, non serve. Insomma, è una pedina in meno che si poteva sfruttare. Vito, chi ti è piaciuto di più a Catania? Abbiamo detto Gatto, ma coloro che hanno per esempio fatto il lavoro oscuro a centrocampo, un Vastola che è classe 78 ma va come un motorino, Paghera che è un 92, sì. Però anzi è un 91 ma è... ha la sua esperienza. Esatto. No, il centrocampo ha funzionato soprattutto dopo quell'accorgimento tattico che ha fatto il mister, dimostrando una grande capacità di lettura, soprattutto una lettura tempestiva, quando ha spostato Pinato nel suo ruolo più congeniale e ha messo Di Cecco più in alto ad esterno, perché lui si adattava meglio con un passo più consono a quel ruolo. E da lì abbiamo pian piano, ci abbiamo impiegato un po' di tempo, però pian piano abbiamo cominciato ad affrontare meglio il gioco, l'impostazione di gioco del Catania. In definitiva noi abbiamo sofferto soprattutto i movimenti stretti, cioè quei passaggi nello stretto, dovuto alle capacità tecniche che sono indubbie degli uomini del Catania. E al di là di questo comunque li abbiamo controllati bene, abbiamo fatto le nostre buone azioni. E per quanto riguarda l'errore nell'arbitraggio, secondo me l'errore principale è stato quello del gol non dato, ma è un errore indotto, perché se vediamo bene le immagini il segnalino si trovava proprio nella posizione ideale, che era sulla bandierina, e quindi era in prospettiva migliore e poteva indirizzare l'arbitro nella scelta giusta. Insieme alle bombolette spray dal mondiale dovevano portare anche l'occhio di Falco, il replay istantaneo. Hai ragione. Siamo ancora lontani da questa cosa. Però non siamo lontani dal direttore sportivo della Virtus Lanciano, Luca Leone, che abbiamo in collegamento telefonico direttamente, anzi di ritorno dall'Ata Hotel di Milano. Buonasera direttore. Non lo sento. Eccolo. È caduta la linea, ma noi ci riproveremo. In viaggio ci ha detto che si trova verso la via Emilia, quella via Emilia che fa tanto pescar bene. Vedi Cerri, vedi Casarini lo scorso anno, via Emilia che insomma. Via Emilia Felix. Florida. Anche se a Modena si è interrotto il ciclo consecutivo di risultati. Era il primo di novembre, prima lo dice Bestia Nera, in Serie B Lanciano non ancora riesce a battere il Modena, due sconfitte lo scorso anno, due segni X il primo anno con Carmine Gautieri, in B, quindi è venuto il momento di vincere. Dice un allenatore che sa il fatto suo. Vogliamo vederci i promossi e i bocciati, mentre tenteremo di ristabilire la linea con il direttore sportivo Luca Leone. La risposta la faccio io, è sì. E ci vediamo promossi e bocciati. Anche se ha fatto uno stamina in dietreggiamento sul primo gol. Hai visto? Ma se ci fai caso, che doveva dire come far vedere anche adesso. Vedi il segnale che stava guardando la linea della porta. No, dicevo Nicolas. Ah, lui è andato. Life is life. Da, 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 da. Love, 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 love.
prima l'abbiamo dato anche a lui il voto, era 9 di Pierpaolo Di Nenno, invece non si era espresso a livello numerico, ma aveva dato voti altissimi l'agente Vito Somaio. Noi ce l'abbiamo in collegamento telefonico, il direttore della Virtus Lanciano, Luca Leone. Buonasera direttore. Buonasera a voi. Buonasera. Direttore, stavamo commentando questo esordio con i fiocchi del Lanciano, ma non potevamo non fare delle considerazioni allargate anche sul calciomercato. Ieri stavamo ricordando la tua tranquillità al mercato di Milano, in questo calare del sipario. Però con i miei ospiti in studio, l'abbiamo letto anche da tantissimi messaggi, all'unisono hanno sottolineato una cosa. Il mercato è stato fatto in maniera ottima, i giovani hanno ridato ancora una volta, si stanno riconfermando, almeno per le indicazioni di Catania, il valore aggiunto di questa squadra. Insomma, bravo Leone! No, il valore aggiunto di questa squadra è la società, il gruppo storico, che io non smetterò mai di ringraziare. E il grande colpo di mercato è la conferma di tutti i ragazzi che sono con noi in tutti questi anni. È stato difficile, direttore, confermare qualcuno? Mi riferisco anche alle trattative un po' più lunghe, tipo quella di Gatto, la questione Thiam. Insomma, com'è stato questo calciomercato? Ma è un calciomercato sicuramente povero, però siccome io so quello che abbiamo noi in casa, che avevamo in casa, la cosa più importante era mantenere l'ossatura dell'anno scorso. Per me quello è il più grande colpo di mercato. Per mantenere l'ossatura dell'anno scorso ci arrivano rumors, direttore, vediamo se ce li puoi confermare o ce li smentisci categoricamente. Il Bari, per dire una squadra, avrebbe messo sul banco tanti soldini per Carlo Mammarella, si parla di mezzo milione di euro, questi sono voci che sono circolati in estate, però giustamente la società ha blindato calciatori simbolo come Mammarella, poi ci sarebbe stato anche il Pescara che appunto si sarebbe interessato a Mammarella, però se questo fosse confermato appunto conferma la compattezza di questa architettura storica che tanto ha dato e tanto potrà dare a Lanciano. Ma io quello che posso dire di ufficiale, a noi non è arrivata nessuna richiesta di nessun giocatore. Per Carletto è arrivata una richiesta dell'Avellino che poi è durata 24 ore perché poi hanno preso Zito, però non c'è stata fatta nessuna offerta. Quindi per il resto non c'erano richieste per nessuno. Direttore, la cosa invece più difficile di questo calciomercato con Roberto D'Aversa, come vi siete intesi? Subito grossa intesa, va bene che vi conoscete da tanti anni, però insomma i ruoli sono cambiati. Come l'hai vista questa nuova interfaccia tecnica? No, vabbè, ma con Roberto ci accomuna lo spirito, la passione, il senso d'appartenenza, come tutti i ragazzi che sono qui con noi, che sono valori che secondo me non hanno prezzo. Poi litigheremo sicuramente. Ah, però, fa parte del gioco. Però viviamo di calcio dalla mattina alla sera, è il nostro pane, quindi sono abbastanza sereno su questo. Direttore, che campionato dovrà fare il Lanciano quest'anno? Lanciano deve confermarsi quella che è la partita di Catania, e penso che sia lo specchio di questa squadra, no? Quindi noi dobbiamo fare quello, dobbiamo sacrificarci, dobbiamo aiutarci, dobbiamo aiutare i nuovi a integrarsi e cercare di mantenere questa categoria che per noi è un sogno. Assolutamente sì. Direttore, c'è Pierpaolo Di Nenno, il collega Pierpaolo Di Nenno che la vuole salutare e ti vuole chiedere anche qualcosa. Buonasera direttore. La mia era più che altro una curiosità, volevo
conoscere o meglio sapere adesso che il mercato è finalmente chiuso, in retroscena se c'è stato, che ha portato a compiere questo colpo, autentico colpo di mercato che è Cerri a mio avviso. E l'arrivo di Cerri a Lanciano, com'è stata la trattativa, se ce la puoi raccontare, ecco. Ma c'è poco da raccontare, sinceramente. Abbiamo fatto una richiesta del ragazzo a maggio e ci hanno detto che avrebbe giocato in Serie A e poi non abbiamo più trattato. Poi una settimana fa ci hanno chiamato dicendo che il ragazzo avevano deciso di mandarlo a giocare, sono stati bravi sia il suo procuratore e il Parma, visto che siamo stati i primi a chiedergli. Quindi su Cerri comunque siete arrivati anche al campionato in corso? Sì, l'abbiamo chiesto durante le finali primavera. Perfetto, comunque è stata un'ottima richiesta. No, infatti l'altro aspetto che avevo sottolineato prima di questo mercato è anche, si è riuscito a lavorare anche con le cessioni, quindi dare la possibilità ai giocatori giovani di andare a giocare, cosa che negli altri anni forse era riuscito di meno, vuoi per il contesto, vuoi per la difficoltà di piazzare alcuni giocatori. Però c'è una rosa di 24 elementi, tutti competitivi, e questo secondo me è un valore aggiunto quest'anno. Ma il fatto di piazzare i giocatori dipende dalle richieste che hanno. Se non hanno richieste non è che si possono piazzare i giocatori. siamo stati fortunati quest'anno, perché i ragazzi erano richieste dalle società che l'hanno presa. E comunque questo agevola anche il lavoro. Comunque direttore, domenica arriva il Modena. Per questo Lanciano in casa ha costruito molto nel corso degli ultimi anni, però l'abbiamo visto a Catania molto aggressivo questo Lanciano, cioè che non va mai per accontentarsi anche a Catania. Noi non ci siamo mai accontentati. Sì, appunto, però quindi suona come se per noi che conosciamo bene l'ambiente lo sappiamo, però insomma suona strano che il Lanciano va a Catania, passa in vantaggio, fa quello che vuole per buoni tratti della partita. No, sicuramente c'è una buona condizione, un ottimo spirito. Poi ripeto, i nuovi sono stati bravi a integrarsi subito, grazie a questi ragazzi che veramente quando arrivano i nuovi li fanno sentire come se fossero a casa loro, e questo è una cosa straordinaria, qualcosa che hanno creato loro e sono stati veramente bravi. Ecco. Ogni ragazzo che arriva è trattato come se fosse uno di loro da tanti anni. Ecco. Questo non è un elemento da non sottolineare. Direttore, noi ti lasciamo libero, sei a Bologna, sei presumo di ritorno a Lanciano, ci vedremo al Biondi, io ti aspetto, ti rinnovo l'invito in diretta qui a Virtustyle e grazie per il tuo intervento. Grazie a voi, buona serata. Grazie buona serata, ciao, a Luca serata. Leone, il direttore, insomma, l'Avellino aveva bussato alle porte, io sapevo il Bari, però fortuna per il Lanciano che ha trattenuto Carlo Mammarelli. Concretamente non c'era niente di voluto, nel senso, quando si vuole veramente un giocatore si continua la trattativa, si ritorna più volte, si cerca di cambiare le carte in tavola, si fanno tante operazioni, quindi se è durata 24 ore vuol dire che era un semplice sondaggio. Un abboccamento. Calciomercato sì. Povero, riconfermava Luca Leone. Però ci sono squadre, Pierpaolo, che in Serie B hanno messo la mano nel portafoglio, e mi riferisco in particolar modo a Latina, tanto per citarne qualcuno. Latina, Bari. Bari. Sono squadre attrezzate, ma spesso è un po' per fortuna la classifica poi non corrisponde a quella di chi ha speso di più.
Questa è la ricchezza del Lanciano, fondamentalmente, la possibilità di approfittare di un calcio che manda un Cerri a giocare in Serie B. Un calcio di valorizzazione, se vogliamo. Sì, 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 perché in Serie A non ancora riescono a capire, proprio a livello, diciamo, a livello apicale, che strada intraprendere. Probabilmente si sono persi 10 anni di Bundesliga. Bundesliga 10 anni fa era come la nostra Lega Pro, oggi è uno dei campionati più entusiasmanti, ambiti. Si parla di stadi di proprietà, ma soprattutto si parla di uno come Cristante che rimane a giocare al Milan. 6 milioni di euro al Milan probabilmente non bastano neanche per gestire Milanello in un anno, faccio per dire. Sì, 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 ma eppure si è proceduto a una cessione di uno dei migliori, probabilmente uno dei più forti centrocampisti da qui in avanti dell'Italia. Quindi fino a quando le cose vanno così in Serie A, buon per il Lanciano che si ritroverà questi giocatori, Pinato, Cerri, Sepe e Leali già ci sono in Serie A e sono passati da qua. Quindi va bene così per i colori rossoneri. Va bene così, prima volevi eludermi, però lo faccio fare, ti affido anche a te alla telecamera del mio Marcello Ruggero. Tu come me la lanceresti la pubblicità? Reclam. Eccoci, eccoci tornati, 21:57 in diretta dagli studi di TV6 Virtus Style, puntata numero 0. Volevo andare con l'Apple TV a vedere anche i top e i flop della settimana. La firma è quella di Pierpaolo Di Nenno, che abbiamo il piacere di avere qui in studio nella puntata numero 0. Pierpaolo, su Sportag del direttore Marco Taglieri, che salutiamo, presto verrà anche a trovarci qui. I top della settimana per te erano Alberto Cerri, che ecco, c'era questo paragone con Leonardo Pavoletti, che tra l'altro ha segnato l'ultimo gol con la casacca rossonera in terra siciliana, te lo ricordi bene, a Trapani. Poi anche Gatto, Pinato. Poi ecco, tra i flop, la scelta tattica di schierare Pinato nel tridente non è stata felice. Sì, abbiamo detto prima, è sicuramente una scelta che sarà stata dettata da esigenze evidentemente di assenza di alcuni giocatori importanti come Piccolo e Turchi, però ho sottolineato e ribadisco che ho apprezzato il fatto che D'Aversa sia tornato sui propri passi, riportando poi Pinato in mediana. Lui dice giustamente, oggi ne abbiamo parlato in conferenza stampa, Pinato l'anno scorso da esterno con il Milan ha fatto 14 gol nel campionato primavera e te quindi hai diciamo, i mezzi per poter fare bene lì. Però è anche vero che i primi 35 minuti Pinato non ha letteralmente visto palla, e questo è un dato che non è sfuggito neanche all'allenatore, tant'è vero che poi l'ha spostato in mediana. Però detto questo, come dicevamo prima, la partita di Pinato è sicuramente oltre la sufficienza. Certo. Vito, un ci piace e non ci piace. Ci piace di Virtus Lanciano Catania? Ci piace l'andamento dell'incontro, molto elettrizzante, molto altalenante, 6 gol in una partita, quindi è qualcosa che ci piace. Non ci piace sicuramente quando si fanno quegli errori madornali, cioè condizionare una partita per non aver visto qualcosa di lampante come quel gol non dato. Tu sei un agente FIFA, quando vedi che magari ti occupi più di aspetti economici, di trattative, di altri procuratori, di società, però come lo vedi l'operato a volte errato dei direttori di gara? Ma l'errore umano ci può stare, però nella maggior parte dei casi sono errori che potrebbero essere evitati, perché la tecnologia c'è, l'abbiamo vista ai mondiali, che è stata utilissima, quindi arrivare in B e mettercela, cioè dalla A alla B, si potrebbe comunque fare l'investimento e garantire una attendibilità del risultato. Sicuramente dispiace, perché si investe, si fa tanto, gli stessi giocatori magari rimangono penalizzati da certi episodi. Allora ci vediamo il mio ci piace e non ci piace, il ci piace e non ci piace della settimana. Ci piace,
Ci piace lo spirito battagliero della squadra di Roberto D'Aversa, mai doma contro un Catania che ai punti non avrebbe assolutamente meritato il bottino pieno. Vogliamo sottolineare tre cose in particolare, tre istantanee che a nostro avviso rappresentano le chicche della serata del Massimino di Catania. La prima, la freddezza di Marco Pinato dagli 11 metri. La seconda, l'indemoniata voglia del felino di Trebisacce, miau miau, Davide Leonardo Gatto. La terza, la corsa di sperata ad andare ad abbracciare tutto e tutti dell'Ibrahimovic della Via Emilia, ergo Alberto Cerri, appena 7 minuti in campo e un gol che vale oro. Pinato, Gatto e Cerri in tre meno di 60 anni. What else? Non ci piace. Non ci piace una cosa molto facile. Cosa? Dai, non è difficile da immaginare. Chissà cosa vi starete chiedendo adesso, ma quello che non va giù, senza faziosità né cieco campanilismo, è la direzione di gara di Minelli, di Varese, dei suoi collaboratori Colella e Borzomi. Conduzione di gara molto simile a quella della gara tra Scapoli e Ammogliati, con protagonisti Fantozzi e il ragionier Filini. Gli episodi contestati sono diversi, macroscopici. Pertanto non possiamo far altro che auspicare che Minelli o chi sarà per lui dalla prossima gara contro il Modena usino un altro paio di occhiali, se proprio ce ne fosse bisogno. Siamo alla terna arbitraria. Arbitraria? Sì, arbitraria. Sì, okay. Io sono l'arbitro signor Cataldo. Sì. Mi sembra che la conoscano fra l'altro dietro, non so. E questi sono i miei collaboratori, guardialine. Li conoscono anche a loro. Sì, certo. Allora, dove siete esattamente? Sembra uno spogliatoio. Sì, è uno spogliatoio. Ma come mai? Da ieri. È lunedì sera, appunto. Un giorno che siete chiusi dentro. Lo chiede il signor arbitro, perché siamo qua da signor ieri. Signor arbitro, ci spieghi. Ovviamente scherziamo, però ci sta tutto, ci sta. Tuo amico Mirko Bisbano ti richiamerà all'ordine, tra l'altro il presidente dei direttori dei Fischietti Frentani, spesso e volentieri lo avremo ospite qui, salutiamo anche la classe arbitrale frentana ed abruzzese in generale. Mi dicono dalla regia che arrivano tanti messaggi, come l'acqua che è scesa oggi, tantissima, leggiamone qualcuno. In bocca al lupo per questa nuova straordinaria avventura, sempre forza Virtus Style. Grazie mille, non è firmato questo messaggio. A lei in bocca al lupo di tutto cuore per questa nuova avventura, sono sicuro sarà un successo. Saluti a Pierpaolo e Vito da parte di Ennio, noi salutiamo e ringraziamo Ennio, anche gli altri ospiti in studio lo salutano. Possiamo vedere altri messaggi. Mi dicono che c'è qualcosa in atto. Possiamo leggere altri messaggi, però credo che abbiamo un intervento telefonico. Ce l'abbiamo con allora priorità assoluta, perché è una Ubi donna, Maio. Perché è la presidentessa della Virtus Lanciano, perché è un po' l'emblema, l'icona di questa società. Buonasera presidente, Valentina Maio. Buonasera a tutti. Presidente, innanzitutto grazie per questo tuo collegamento telefonico, mi fa piacere, però poi te l'ho detto in separata sede, vorrò avere il piacere di averti qui in studio, però Presidente, con te vogliamo parlare di questo avvio super del Lanciano, anche se ultimamente tendi sempre a dire calma, parliamo alla fine, però insomma Presidente, l'avvio è di quelli che mettono buon umore, diciamo così. Sì, ma sempre con tanta calma. Vedi. No, sì, è stato un buon inizio, soprattutto sono contenta per tutti i ragazzi, in particolar modo per Roberto, per D'Aversa, perché insomma l'esordio era una partita importante a Catania, c'è stato un bello spirito, i ragazzi hanno saputo reagire bene in ogni occasione, mi hanno sorpreso i giovani, mi hanno sorpreso i vecchi cosiddetti, bella squadra, bel carattere, tanto carisma. Presidente, prima abbiamo parlato con Luca Leone. Luca Leone, prima di parlare di calciomercato, ha ribadito senza se senza ma una forza di questa squadra.
E ha detto in altre parole che tutti i risultati avvengono e non sono dettati dal caso, perché dietro c'è una società, la società. Dietro sì, c'è tanto lavoro. All'inizio abbiamo pagato tanto lo scotto, proprio appena abbiamo iniziato, lo scotto dell'inesperienza. Adesso stiamo cercando, meglio, perché di capire non si finisce mai. Stiamo cercando di capire come veramente funziona questo mondo del calcio, quindi stiamo imparando tanto, abbiamo cercato di fare le cose con criterio ogni volta. E poi sì, come dice lui, la società, ma la società è formata da un gruppo di persone che sanno collaborare insieme e c'è tanta condivisione, quindi anche lui, noi lo adoriamo, fa parte della famiglia, per me è un fratello maggiore. Così Claudio, così Camillo, così come tutti quanti. E quindi quando si lavora bene e ognuno ha la capacità di prendersi le responsabilità, sia quando le cose vanno bene, ma soprattutto anche quando vanno male, vuol dire che è un gruppo forte, al di là dei risultati. Presidente, che Virtus Lanciano ci dobbiamo aspettare quest'anno? Giovanile. Con stile, come Virtus Style, diciamo. Con stile. Ma... è vero che i playoff non si possono nominare come un termine bandito, però ti faccio questa domanda: ci si può aspettare qualcosa di più della passata stagione oppure una salvezza che comunque avrebbe ancora significherebbe ancora storia per Lanciano? Alessio, guarda, è la prima partita, rimaniamo con i piedi per terra. Però abbiamo premesso che se il buongiorno... È stata una gran partita, ma ricordati, la cosa che ho imparato nel mondo del calcio, che si piange e si ride. Cioè, oggi puoi stare lì, dopo due giorni già non puoi starci più. Quindi godiamoci questo pareggio, che con noi è come se fosse stata una vittoria, e adesso concentriamoci già contro il Modena. E poi, Presidente, una sottolineatura non può mancare sui tifosi. 1819 tessere finora sottoscritte, pubblico delle grandi occasioni contro il Genoa, quindi... Ma io e i tifosi abbiamo avuto sempre un ottimissimo rapporto, cioè... ci hanno dimostrato affetto, si sono vicini, e il vero tifoso ti sta vicino sempre, sia quando appunto le cose vanno bene che quando le cose vanno male. Quindi io li ringrazio all'infinito della loro presenza, del loro appoggio, e soprattutto a quei ragazzi che partono con i pulmini e girano tutta Italia per andare a vedere la loro squadra, è una soddisfazione immensa. Presidente, c'è Pierpaolo Di Nenno che vuole chiosare qualcosa. No, intanto saluto Valentina. Più che altro volevo ribadire le cose che sono state già dette, però era giusto sottolinearle. Il Lanciano è ormai al terzo anno di Serie B e punta a consolidare la categoria molto comprensibilmente e molto saggiamente. Però è anche vero che con un'organizzazione e con questa appunto visione, cioè di cercare di affiancare a un gruppo storico che ha fatto appunto la storia della Virtus Lanciano negli ultimi anni, dei giovani che poi saranno i futuri campioni della Serie A, secondo me è lecito mettere in programma o comunque, perché no, ricalcare le avventure di squadre dello stesso lignaggio del Lanciano. Pensiamo a Chievo, che è un quartiere di Verona, piuttosto che voglio dire il Sassuolo, cioè dove c'è una società organizzata per bene e dove si fa del calcio con un ambiente positivo, tutti remano dalla stessa parte. Probabilmente, insomma, negli anni a venire potremmo rivivere altri momenti come quello di Trapani, che abbiamo vissuto tra l'altro a pochi metri di distanza con Valentina. Hai detto delle cose bellissime, mi piace molto quando parli del Sassuolo, parli del Chievo Verona, in quanto comunque a Sassuolo è una società che stimo tantissimo, una società che io mi rivedo in quella società. Perché come dici tu, è una società nata così, ma hanno avuto la capacità e la capacità di saperla costruire bene. Hanno uomini ormai da tanti anni e sono sempre gli stessi, e con la capacità di saper gestire sempre una società, uno spogliatoio importantissimo. Quindi ti ringrazio di avermi quasi associata al Sassuolo, ma adesso io sono in Serie B, mi godo il terzo anno di Serie B, non vado avanti.
Va bene, presidente, allora le, ti facciamo. Noi, io volevo fare il paragone con il Chievo, però dai, te lo farò in diretta. Ma Sassuolo, vedi? Ma non si può fare il paragone con il Sassuolo per via dei colori. Esatto, probabilmente qualcuno, come giustamente dice Pierpaolo Di Nenno, i colori sociali del Sassuolo, magari ai tifosi del Lanciano, danno fastidio. Ovviamente scherziamo. Poi c'è una gran amicizia anche tra le società, quindi è una cosa bella. Ringrazio Pierpaolo per le cose dette, perché mi ritrovo molto, insomma, condivido pienamente. Presidente, invece io ti ringrazio di cuore e alla prossima. E grazie a Valentina Maio, grazie alla Virtus Lanciano. Grazie, buonasera. Ciao, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Insomma, Pierpaolo, la presidentessa vola basso, però... Insomma. Tra l'altro adesso ho ricordato un aneddoto mentre parlava Valentina, che d'altronde come lo stesso Guglielmo, insomma, lo stesso Leone, D'Aversa, D'Alessandro, sono tutti cresciuti. Perché io ricordo il primo anno della DC1 con Pagliari, quando ci fu una sorta di presentazione in campo, Valentina disse al microfono: quest'anno quello che era effettivamente la volontà della società, cioè di costituire un ottimo organico fatto di nomi proprio per cercare di guadagnare la Serie B, e poi quell'anno fu travagliato della stagione rossonera, e quindi Valentina, che è il presidente della Virtus Lanciano, ovviamente ha fatto tesoro di quelle esperienze, di quelle parole, che non avevano niente di ovviamente trascendentale, anzi era un desiderio giusto per una società ambiziosa quale è stata da sempre, voglio dire, quella dei Maio. Però ha capito bene che più che delle parole bisogna fare i fatti. Devo dire che negli ultimi 4 anni sono arrivati i fatti, e poi anche le parole belle come quelle che ci ha lasciato lei stasera. Vediamo se arriva qualche parola bella anche con i messaggi, li possiamo rileggere. Il Modena, l'ho visto ieri sera, non è nessuno, a Vincenzo. Però stai traducendo. Te l'ho tradotto, vabbè, quello devi leggere la chiosa dialettale solo a Cartoon Style. Se il buongiorno si vede dal mattino, Catania è l'alba di un nuovo fantastico anno calcistico, così firma Irma. Vediamo altri messaggi. Un grosso in bocca al lupo per la tua nuova trasmissione. Un saluto al mio amico fratello Aquilanti. Non preoccuparti, sei sempre il nostro Frentano Doc. Un saluto a tutti voi. Firmato La Merla, Paolo La Merla, che noi salutiamo. Un grosso in bocca al lupo. Ha ribadito il concetto. Fa bene a ribadirlo, Paolo, perché tra le altre cose Aquilanti è l'avanguardia di tutti i rossoneri frentani dentro il campo, e lui ricopre un ruolo importantissimo al di là della prestazione, che può essere a volte positiva, a volte negativa, però tutti questi ragazzi che tu hai messo giustamente sullo sfondo dello studio sono quello che contano di questa epopea, di questa storia che si sta costruendo. E a proposito di storia, volentieri ricordo l'appuntamento del 10 settembre con il secondo volume della Radice della Passione di Andrea Rapino. Come no? Che appunto è una sorta di, ormai si sta trasformando da giornalista in storico dei nostri colori. Ci sono delle cose molto interessanti che ovviamente, conoscendo la propria storia, si può vivere meglio non solo il presente, ma anche mettere a fuoco bene il futuro. Quindi era una piccola parentesi, sono permesso adesso. Assolutamente, hai fatto benissimo. Andrea fa un lavoro veramente importante. Salutiamo Andrea, che è sempre molto puntiglioso ma poi porta la ribalta della storia frentana, che magari è... nessuno aveva un lavoro molto laborioso. Sì, degli aneddoti veramente interessanti sulle maglie, i giocatori. Esatto. Stiamo parlando del 1900, lui ha già fatto un volume nella prima parte degli anni 20, adesso ci sta quello degli anni 30. Insomma, ricostruire la storia della propria squadra, saperla così affondare appunto le radici nel passato, è un grande lavoro che va sottolineato e riconosciuto da Andrea.
Vito, con te volevo vedere anche come potrebbe giocare con l'ausilio di iFootball TV il Modena. Mettiamo brevemente, prima di passare alle interviste della settimana, questa è la formazione che ieri sera Walter Alfredo Novellino ha schierato contro il Cittadella. Beltrame Ferrari in attacco, insomma una bella squadra. Poi qui guarda, te lo sottolineo, anzi te lo cerchio, c'è un pupillo di Luca Leone. Sì. Che Acosti pubblicamente lo aveva detto che era un giocatore di un'altra categoria, ai tempi indossava la casacca della Juve Stabia, insomma. Sì. Questo è l'undici schierato ieri sera da Novellino. Come sarà questa gara secondo te? Ma la disposizione in campo è il classico 4-4-2 di Novellino, che ha fatto la storia con questo schema di gioco. Io sinceramente ho avuto una migliore impressione per quanto riguarda la partita di ieri, al secondo tempo, quando è entrato l'altro attaccante, che adesso dimentico il nome, non mi viene, però comunque con l'ingresso di Granosce, sicuramente il peso offensivo del Modena è aumentato notevolmente. Acosti è imprendibile quando parte in velocità, tant'è vero che il gol è stato tutto merito suo. Effettivamente era un acquisto voluto, ma sicuramente di spessore. Volevo sentire le parole di Roberto D'Aversa. Per Paolo, tu oggi c'eri in conferenza stampa, D'Aversa a 360 gradi su Catania, ma anche una proiezione di Modena. Come l'hai visto D'Aversa, che magari da giocatore era più irruente, invece molto calmo, molto pacato, ha stabilito le sue regole? Insomma, mi ha sorpreso un po' Roberto D'Aversa, perché vederlo molto irruento in campo, ma irruento perché rappresenta una carica, esatto, sempre nel giusto perimetro che gli compete. Però l'ho visto molto, molto calmo. Forse questa pacatezza di Roberto D'Aversa, anche in conferenza stampa, nell'approccio alla gara, mi ha sorpreso positivamente. Roberto D'Aversa è una risorsa per questi colori, perché è un giocatore che è nato nel settore giovanile del Milan. Ha fatto una carriera importante, ha giocato in Serie A, conosce la materia e poi è uno ambizioso che ha voglia di raggiungere degli obiettivi. E a mio avviso, certo, dopo tre partite magari è presto per dirlo, però posso dire, per averlo visto appunto sia in campo, sia dietro la scrivania che su una panchina, che D'Aversa è uno che impara molto in fretta. Ha preso tanto da Gautieri e in questo aspetto che sottolineavi tu, secondo me ha imparato molto da Baroni, perché con Baroni queste le situazioni della conferenza stampa, del dopo partita, diciamo del rapporto con i giornalisti, eccetera, sapeva curarlo molto bene. E D'Aversa in questo, diciamo, ritrovo degli aspetti, sì, sempre con la sua personalità ovviamente, perché quella è, però ho visto esultare D'Aversa al gol di Cerri come voglio dire, come l'anno scorso con Paghera dopo il gol a Terni, e come quando eri in campo e segnò l'1-1 con il Siracusa, se non sbaglio, sì, sì. Col tiro da non so quanti metri, e quindi mi piace, diciamo, raccontare la Virtus come la Virtus dei capitani, no? Leone, sì. Il DS, poi c'è D'Aversa che adesso fa l'allenatore, Mammarelle in campo, insomma è una bella storia. Tra l'altro Leone, mi sarebbe piaciuto prima chiedere se il gol di Cerri in qualche modo, o meglio i gol segnati oltre il 90esimo, in qualche modo gli ricordavano quel suo gol strepitoso, no? Ancora prima con l'Arenato Curi in casa, gol all'incrocio dopo il gol di Grosso, insomma in eccellenza. Proprio per sottolineare questo legame forte che c'è tra Leone, che rappresenta un po' il fil rouge noir a questo punto, con l'attuale, tutto qui. Sentiamoci le parole di Roberto D'Aversa oggi in conferenza stampa. Sono sentito solo prima della partita tramite messaggio con Gautieri, dove mi ha fatto un in bocca al lupo e io ho contraccambiato, perché comunque, ripeto, con il mister abbiamo passato 2 anni bellissimi, quando io ero ancora giocatore lui mi ha dato tanto, perché comunque mi ha considerato come uno dello staff, diciamo, anche se ero un giocatore, però
ripeto, di quegli anni, se io mi sono comportato bene o cose, soprattutto anche merito suo, perché mi ha dato la possibilità. Mister Baroni, ho fatto una collaborazione tecnica, quindi il legame è stato minore, però non ci siamo sentiti. Ecco. Per come si allenano i ragazzi e per come si comportano, il mio pensiero è sempre abbastanza positivo, nel senso che mi conforta vederli come si allenano e l'entusiasmo e l'atteggiamento che assumono quotidianamente. È chiaro che pensare di fare una partita come l'abbiamo fatto, da un lato mi rende orgoglioso, perché comunque andare a Catania, una squadra dove appena retrocessa, rinforzata, perché comunque hanno preso giocatori come Rosina e Calaiò, che non sono gli ultimi arrivati, e fare quello che abbiamo fatto mi riempie d'orgoglio, ma soprattutto, ripeto, soprattutto per loro, perché alla fine il sacrificio quotidiano, settimanale degli allenamenti, se così si può chiamare, è ripagato solo in un modo, con il risultato. È chiaro che a un certo punto abbiamo rischiato anche di perdere una partita che, per come si era messa, non nego che potevamo pensare anche di vincerla, però se partiamo col pensiero iniziale, dove appunto partivamo per andare a Catania, e pensare di portare via un punto in quella maniera, sono soddisfatto. È chiaro che ci sono stati degli errori, ma ripeto, sulla carta la squadra loro era più forte della nostra, però come vi ho già detto, per fortuna nel calcio non sempre vince la squadra più forte sulla carta. I risultati si ottengono sempre con la miglior difesa, a prescindere quale possa essere l'obiettivo. E quindi è chiaro che bisogna migliorare, ecco, perché alla fine non ci, va bene lo spettacolo, va bene tutto, però noi dobbiamo pensare principalmente al risultato. È chiaro, per chi è venuto allo stadio si è divertito, quelli del tifosi del Catania un po' meno, però dobbiamo comunque pensare a poter fare tutte e due le fasi come le abbiamo fatte. Ci siamo disegnati solo in qualche circostanza, però ripeto, andare sotto contro una squadra del genere e non disunirsi è motivo di soddisfazione, perché siamo andati sotto per due volte, quindi era facile magari aprire gli spazi, aumentare gli spazi e magari subire contropiedi o subire qualche gol. Quindi per me la squadra si è comportata in maniera ottimale, è chiaro che ci sono stati degli errori. Si è comportato anche bene il senegalese Mame Baba Thiam, lo sentiamo subito perché fa anche alcune considerazioni tattiche importanti. Mame Baba Thiam. Sì, comunque noi abbiamo lavorato bene in ritiro, e motivo per cui siamo pronti e vogliamo far bene, diciamo. Sì, più ci sono giocatori più meglio è, perché comunque tutti saranno pronti a dare una mano, anche perché sono 42 partite, è lunga, e quindi tutti daranno una mano, lo spero. Beh, l'avete visto, è entrato, ha 17 anni, ha salvato la partita, comunque spero ci darà una grande mano. Io mi sono trovato bene centrale, perché lì stai più vicino alla porta e credo meglio per me. Poi qualche volta, se c'è bisogno di andare all'esterno, io lo faccio volentieri per la squadra. Sì, secondo me anche volando basso penso che sono due punti persi, perché comunque abbiamo fatto un gol che magari non hanno fischiato e poteva cambiare la partita e tante cose nella gara. Credo che abbiamo dimostrato di esserci. Poi per il resto il Catania è una bella squadra, è tra i candidati per la promozione e noi ce la siamo giocate, quindi ci va bene anche il punto. No, io penso che è presto adesso per fare paragoni, perché comunque abbiamo fatto la prima partita, ne mancano tante partite. Come l'anno scorso abbiamo fatto prima partita pareggio e poi abbiamo cominciato bene, però è presto, mi sa, per fare i paragoni.
Allora Vito, Tiam dice il Catania è una delle predestinate al salto di categoria. Insieme al Catania, Vito Somaio chi ci mette in questa griglia? Ma è facile dire le retrocesse dalla A, anche se il campionato di B riserva sempre delle sorprese. Ci sono le altre che l'anno scorso hanno lottato e che si sono rinforzate, come il Latina, lo Spezia che ha investito tantissimo. E poi c'è sempre qualche new entry, tra le quali non diciamo... Mina vagante. Qualcuno l'anno scorso vedeva il Lanciano in maniera molto negativa, questa mina vagante che fino alla fine ma spesso non si fastidio. Non si conosce la realtà, per cui si giudica male proprio perché si parla senza conoscere le realtà che ci sono in per l'Italia. Quindi il Lanciano non era sicuramente tra le ultime, così come non era tra le prime, però come squadra, così come quest'anno, dirà la sua, si ritaglierà il suo spazio, sicuramente. Assolutamente sì. Vediamo se c'è qualche messaggio, mi dicono di sì, perché poi ho l'ultima parte, 5 minuti dedicati ai tifosi. Prima non si sapeva dove si trovava Lanciano, ora in B c'è un'altra Virtus, la Virtus Entella. Ma dove si trova? Carlo da Treglio si trova in Liguria, a Chiavari. Chiavari, bella città. L'Entella non è partita benissimo, però insomma, attenzione all'Entella. A Catania si è vista una terna da partite, scapoli ammogliati al di là dei rigori. Mi auguro che in futuro il settore tecnico arbitrale cresca e si mostri al passo con i tempi, in tutto mettessero la moviola in campo. Saluti da Giampiero Cancelli. Io lo voglio ringraziare e abbracciare Giampiero Cancelli, sempre presente come un'ombra su Virtus Style. Notizie su Amenta. Amenta, come sta Pierpaolo? Sicuramente è ancora squalificato, quindi se ne riparlerà fra un paio di partite. Sì, tu pensi che si riferisca alla condizione atletica, non fisica? Credo sul mercato. Sì, perché le ultime ore di mercato sono state un po'... ci sono stati dei rumors che hanno messo in apprensione la tifoseria. Ovviamente Amenta è un pilastro di questa Virtus. Ci sono stati alcuni tentativi di sedurlo, ma sono stati rispediti al mittente. Per quanto riguarda la condizione fisica, Amenta sta recuperando e approfitterà di questo turno. Ha bisogno un po' di rodare un po' le gambe, però e sarà una pedina fondamentale. Poi c'era un messaggio che appunto riguardava questo l'utilizzo. Ciao Alessio, complimenti per la trasmissione. Un suggerimento per la Lega di Serie B: visto il grande errore arbitrale riguardo al gol non assegnato, sarebbe opportuno l'utilizzo dei sensori. Infine un consiglio per l'utilizzo della schiuma, che ci si facessero la barba. Questo credo che non sia possibile. La telenovela Petkovic, come è andata a finire? Che problemi ci sono stati? Ufficialmente la società non si è mai espressa, si è parlato di problemi fisici, però ovviamente senza smentite né conferme, quindi rimaniamo a questi rumors, se vogliamo. Bentornati, un saluto a tutti, in particolare a te Alessio, sempre Forza Virtus. Peppino Caruso da Rivignano, in provincia di Udine. Peppino, io so che mi stai seguendo in streaming, era una tua preoccupazione, però TV6 non ti poteva lasciare il martedì sera a casa da solo, quindi ti faremo noi compagnia. Dopo 3 partite che ho visto della mia Virtus, voglio pagare il mio abbonamento. Siete uno squadrone, grazie Maio. Firmato Sergio da Lanciano. Vediamo se ci sono altri messaggi, se no io andrei, sì, tantissimi. Grande Lanciano, grande Alessio, esordio con telecronaca insieme, 2 in bocca al lupo. Firmato Marco. Io lo voglio dedicare ai tifosi, perché questa è l'ultima parte, poi nel corso delle varie trasmissioni avremo tante sorprese per i tifosi. Selfie for fun. We'll be right back.
L'indirizzo email virtusstyle@yahoo.it, ce ne aspettiamo tantissimi al triplice fischio finale di Virtus Lanciano Modena di domenica. I selfie vanno bene, però Pierpaolo e Vito, questo è un omaggio che cercheremo di istituzionalizzare per i tifosi rossoneri che conoscono benissimo ormai tutto lo stivale, da senza latitudini né confini l'hanno attraversato in lungo e largo. Questa rubrica è dedicata proprio a loro. Ci tengo in maniera particolare, come ho tenuto ad allestire questo studio, e la rubrica in questione si chiama Se la curva te lo chiede. Che cosa ti aspetti, Vito, da questa Se la curva te lo chiede? Ah, qualcosa di molto positivo, positivo sicuramente. O dai, Lanciano, facci un gol. Se la curva te lo chiede. Eh sì, clamoroso al Cibali, com'era se la curva te lo chiede? Dai, Di Nenno, facci un gol. Va bene, sono ancora in tempo per fare qualche gol. La mia carriera da calciatore è naufragata sul nascere. Lo vedresti bene come attaccante, Pierpaolo? Perché no? Un buon centravanti. Lo prenderesti sotto la tua ala? Centravanti di peso, ti ringrazio per aver risparmiato. Sarebbe prima da visionare. Sarebbe però una bella promette visione. Bene. Siamo arrivati ai saluti, io tirerei fino all'infinito, ma purtroppo voi dovete andare a dormire, dobbiamo fare, quindi vi devo lasciare belli a riposare. Pierpaolo, come sei stato con noi alla puntata numero 0? Sono stato molto bene, è stato piacevole, è stata una bella puntata, spero ci sarà ancora occasione. Assolutamente e sì. Ti faccio l'in bocca al lupo. Crepi il lupo, un in bocca al lupo grosso, però prima lo abbiamo detto, lo vogliamo fare anche a Lorenzo Costantini, che è volato negli Stati Uniti. Io mi auguro di portarlo qui presto e volentieri. Un grosso abbraccio col cuore a Lorenzo Costantini, a tutta la famiglia Costantini. Tu, Vito, come sei stato con noi? Come al solito benissimo, ti faccio i complimenti per le novità che hai introdotto. Questo è solo un aperitivo, un inizio, te l'ho detto, quindi, perché poi lascia ben sperare. Ci abbufferemo nel corso di Virtus Style. Avremo modo di valutare tutte le tue novità.
Grazie a Pierpaolo Di Nenno, grazie a Vito Somaio, grazie a Marcello Ruggero, grazie a Gianni D'Aleo in regia, grazie a Mattia Campolesi, a tutti i miei collaboratori, a Cinzia Santoro, a Sabrina Della Gatta, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Virtustyle, puntata numero 0, ci vediamo martedì prossimo, ore 21, TV6. Virtus Style.